Lei è entrata in Jefferson perché l'azienda ha intenzione di intraprendere un processo di internazionalizzazione. Ci vuole parlare di questi progetti? Sì, diciamo uno dei progetti più importanti, obiettivi al di là dell'esposizione di questa nuova collezione premium, che fa parte anche del progetto dell'internazionalizzazione, è chiaramente diventare internazionali e sviluppare marchio Jefferson, il brand awareness, un po' tutto il mondo, iniziando dall'Europa, come con i paesi, quelli che sono più importanti, dalla Germania, Francia, Spagna, Great Britain, iniziando già dall'anno prossimo con il primo flagship a Milano, che è legato proprio all'obiettivo dell'internazionalizzazione dell'azienda, perché senza un negozio Milano è difficile pensare a internazionalizzare l'azienda.